One Podcast. Ho incontrato Linus, che era già il direttore quando io ero arrivato, chiaramente nel 99. Sono entrato e io ho vissuto quel momento come, fai conto, tipo musica che sale altissima nella mia testa, tutta la luce che c'era perché era pieno giorno comunque si oscura e c'è solo un grande fascio di luce, un tipo un occhio di bue enorme che punta verso di lui e tutto va al rallentatore. 1 febbraio 82 nasce Radio DJ. Da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso però che i festeggiati siamo noi, ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati, che è anche più comodo, e dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento. Si chiama Claudio Giunta. Eccomi qua, sono pronto. Insegno letteratura italiana all'università, ma sono soprattutto un fan di DJ da quasi 40 anni. E quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore? Da professore e da ascoltatore, cioè di ascolto e di studio. Io sono Claudio Giunta e questo è Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti. Ed eccoci qua, nuova puntata di Forti Forti e oggi abbiamo con noi Vic, eccolo. Oh, ma ciao, grazie dell'invito, sono molto contento e anche sono emozionato. No, beh, io sono onorato perché sono 20 anni che ti sento a qualsiasi ora del giorno, fra l'altro, perché tu sei mobile, insomma, certo. Quindi è un'emozione mia in realtà. Buongiorno, sì. Tu sei qui da davvero 20 anni. Sì, tantissimi anni, perché sono arrivato ufficialmente a dicembre del 1999, però non in onda, non ero in onda per radio, sono venuto a fare il programmatore musicale. E com'è che si arriva? Scusa, tu fai una scuola programmatore, bussi alla porta e no, ti assumono? Ma va, figurati, no, io ho fatto ragioneria, per cui proprio non c'entra niente. No, però avevo la passione, ho ancora un po' la passione del cinema, e avevamo fatto un gruppo di, appunto, appassionati che andavano a vedere tendenzialmente una volta alla settimana, nel fine settimana, il film nuovo che usciva, anche robe commerciali, non ti immagini grandi cose. All'interno di questo gruppo c'erano due, diciamo, insider di Radio DJ. Io già facevo la radio da un'altra parte, nelle radio locali, no? Funziona un po' come il calcio, parti dalle squadre più piccole. Tu poi stavi a Monza, abitavi a Monza? Io abito ancora. Sei ancora uno di quelli che sono reuccio di Monza. Okay. No, scherzo, però sì, sto sempre a Monza e forse non la lascerò mai, non lo so. E poi ci torniamo su questo, sì. Ma quindi quando eri ragazzino hai cercato lavoretti nelle radio locali? Sì, no, io ero un grandissimo ascoltatore della radio, adesso suona, come dire, un po' aziendalista, ma ero già chiaramente grande ascoltatore di Radio DJ, che era un po', guarda, io adesso è già la seconda volta che faccio un esempio calcistico, è strano perché di calcio non so nulla, però Radio DJ per chi l'ascoltava non era la Juventus, il Milan o l'Inter, erano tutte queste tre, diciamo, per dire le squadre principali, non so. Sono d'accordo, anch'io l'ascoltavo. Tutte insieme, anche certo. Tu, no? Però non mi hanno assunto a me, mentre a te invece. Vabbè, però dai, in qualche modo. Sì, adesso. Ci sono entrato alla fine. E quindi l'ascoltavo e sognavo, no? Un giorno magari trasmetterò Radio DJ. Nel frattempo però mi devo anche un po' allenare, devo un po' imparare a fare la radio, devo capire come funziona. Credo, come tutti i mestieri, devi essere un po' portato sicuramente, deve esserci un po' di passione, però devi anche molto imparare. Quindi io l'ascoltavo tanto, principalmente quello. E poi quello che ascoltavo a Radio DJ cercavo di replicarlo. Plagiavi, copiavi. Sì, perché credo che avesse, adesso detta così magari suona male, ma già all'inizio DJ aveva uno stile che era abbastanza unico, no? Cioè, a me piaceva perché non mi interessava tantissimo la musica di per sé, cioè nel lavoro radiofonico la musica è chiaro che sia fondamentale ed è una passione, però io guardavo quelli che parlavano perché a me quello interessava e sentivo della gente che parlando comunicava molto più degli altri, no? Mediamente gli altri si limitavano, che ne so, all'orario, al tempo, hai capito, questo era, adesso ascoltiamo. E invece a DJ già all'epoca, negli anni 80, insomma io l'ho iniziato ad ascoltare più o meno a metà degli anni 80, ero veramente un ragazzino, mi sembrava che già si raccontasse molto di sé. E mi piaceva molto perché creava un feeling particolare, ma credo che questo tu sì, lo sappia molto bene. Sì, anch'io ho questa stessa impressione, cioè. Era molto diversa. Non era la Rai, perché era meno paludata, sì. Però non era nemmeno, insomma, non citiamo le altre radio private, ma insomma non era nemmeno quello. Era davvero molto diverso.
Torniamo alla serata in cui scopri che nella tua compagnia ci sono due persone di DJ. Certo, bravo, sì, mi ero già perso via. E tu sì. Dici, potrei venire a lavorare con voi? Potrei, no, in realtà loro lo sapevano, poi siamo diventati anche amici, quindi sapevano della mia passione, ma insomma non era così facile, no, entrare a Radio DJ, soprattutto perché io facevo già lo speaker nelle radio locali e chiaramente il palinsesto era già, come dire, bello pieno, organizzato, non c'erano buchi, non c'erano spazi. Però una di queste persone si occupava della programmazione musicale. A un certo momento c'è bisogno di una persona in più e allora mi chiedono: vuoi venire a provare, insomma, a vedere se ti trovi bene, insomma, se è un lavoro che ti può piacere? Ed è stata una scelta sofferta la mia, ti devo dire la verità, perché ho pensato: se vado a fare il programmatore musicale, ben venga, poi ho scelto di farlo chiaramente, però devo mettermi, perché sono uno abbastanza preciso nelle cose, devo mettermi ben chiaro in testa che questo non ha niente a che fare con la diretta, non ha nulla a che vedere col microfono, con l'andare in onda, essere speaker, è un altro lavoro, bellissimo, ma è un altro lavoro, per cui abbandono un po' il sogno di andare in onda per poi intraprendere una, diciamo, carriera da un'altra parte, in un altro settore comunque fondamentale come quello della musica. E così ho fatto. Ho incontrato Linus, che era già il direttore quando io ero arrivato, chiaramente nel 99. Apro parentesi veloce, mi ricordo, lui aveva l'ufficio al terzo piano, adesso qui è cambiato tutto, e aveva un ufficio anche abbastanza piccolo, non quella specie di impero. Io non l'ho ancora visto, perché non ho ancora i gradi per poter entrare. No, vabbè, forse un giorno, vabbè. No, era un ufficio piccolo, sarà stato 80, 120, 150 metri quadri, quindi proprio uno sgabuzzino. Sono entrato e io ho vissuto quel momento come, fai conto, tipo musica che sale altissima nella mia testa, tutta la luce che c'era, perché era pieno giorno, comunque si oscura e c'è solo un grande fascio di luce, un occhio di bue enorme che punta verso di lui e tutto va al rallentatore. Ma cosa fa un programmatore musicale? Ascolta la musica e decide quella che va in onda? Sì, beh, in realtà c'è un capo programmazione musicale che principalmente decide la musica che va in onda. Quasi tutti pensano che ci siano sempre degli accordi commerciali nella radio. Radio DJ non funziona così, dalle altre parti non lo so. Va proprio a sentimento, a personale gradimento, ecco. Quindi il programmatore musicale sceglie insieme, credo che ci sia ancora adesso, una riunione settimanale per sentire tutta la musica nuova, un'altra riunione settimanale per ridistribuire quella che è stata scelta all'interno delle fasce di programmazione, quindi alta rotazione, media rotazione, bassa rotazione, vuol dire tanti passaggi, medi passaggi, pochi passaggi. E poi dopo, insomma, crei la scaletta, perché in una radio così importante come questa, come Radio DJ, chiaramente non sempre puoi scegliere tutta la musica che metti. Nelle radio locali uno si portava quasi i suoi dischi, certo, da casa. E invece qui... Quanti eravate a decidere? Eravamo 1, 2, 3, 4. E cosa vuol dire ascoltare le radio straniere, oppure le case editrici vi mandano, le case discografiche vi mandano i dischi? Sì, vuol dire, beh, all'epoca, adesso è un po' più semplice, diciamo, all'epoca c'erano dei dati che arrivavano, delle informazioni che arrivavano, per esempio, sull'heavy rotation in Inghilterra, perché comunque sai, l'Inghilterra, certo, l'America stessa hanno sempre dettato abbastanza legge dal punto di vista musicale. Poi per quanto riguarda l'Italia giocavamo in casa, quindi era un po' più semplice. E poi sì, le case discografiche ti propongono sia le uscite, che ne so, di personaggi super importanti, che ne so, c'è il disco nuovo di Vasco Rossi e chiaramente sai già che in qualche modo suonerà, ma anche di artisti nuovi, quindi lì c'era un po' una sorta di scambio, no? Era un po' un mercato della musica. Sì, te lo metto, adesso vediamo. Ma i DJ non hanno voce in capitolo? Sì, immagino che se sì. Linus gli dice mettiamo questo, poi sì. Beh, Linus gioca un altro campionato, sì, quindi lo che vuole. Però esatto, anche gli altri immagino possono decidere. Sì, sì, certo. Ecco, questo secondo me si riallaccia al concetto di partenza, cioè c'è grande libertà, no? Ti puoi esprimere più o meno come vuoi, raccontare ciò che ti senti in totale libertà, devo dire il vero. E spesso questa cosa qua si sposa bene magari con una canzone. Va da sé che se ti racconto una storia legata, che ne so, a Madonna, poi pare brutto suonare subito dopo Irama, che ne so. Beh. Certo. Però tu hai smesso presto di fare programmatore. Sì, abbastanza presto. C'è stato un momento dove sono stato a cavallo delle due cose. Perché a un certo punto, vediamo all'aneddoto che circola nell'etere, nell'aria. Sì. È una leggenda metropolitana. Tu ti vendi un po' come un esperto di un programma epocale della televisione italiana. Del Grande Fratello. Grande Fratello. Mi interessava vedere le cose all'estero. Uh-huh.
che in effetti credo, a differenza di oggi, sia proprio all'epoca fosse proprio impossibile, no? Riuscire a recuperare. Non potevi farti l'abbonamento a Sky Inghilterra, ti dico la verità. Per cui però c'era il modo di trovare, adesso non saprei neanche dirti come. E guardavo perché lì, in Inghilterra appunto, era appena partito il Big Brother, la prima edizione, quindi la versione, diciamo, originale del Grande Fratello, che però ne aveva una ancora più originale, che era il Gran Hermano spagnolo. Credo che il format fosse olandese, ma i primi a farlo, diciamo, vicini a noi sono stati gli spagnoli, poi gli inglesi, poi siamo più o meno arrivati noi, la Francia, eccetera. E a me era piaciuto da impazzire, perché dicevo, ma tu pensa che mettono 10, 12, 20 persone, vabbè, so che cos'è il Grande Fratello, sì, lo sappiamo, non è che devo spiegare. E ho detto, ma questo è un esperimento pazzesco. E allora guardavo, no? Vedevo questo Grande Hermano, non capivo niente, non so, trasposto, però capivo un po' le dinamiche. E nei corridoi della radio raccontavo questa cosa alla Pina, che era in onda nel pomeriggio, con forse non si chiamava neanche Pinocchio il programma. E lei mi ha detto, ma dai, sì, adesso deve partire anche in Italia, ma perché quando parte il Grande Fratello italiano, prima edizione, quella di Pietro Taricone, per intenderci, della Vignardi, e della Vignardi che presentava, perché non facciamo, credo andasse in onda il giovedì, non facciamo il giovedì pomeriggio un momento in attesa? Un osservatorio sul Grande Fratello. Bravo, diciamo un momento pre-puntata e poi il venerdì commenti post-puntata. E qui si entra nella leggenda metropolitana, cioè qualcuno narra che, essendo venerdì il commento post-puntata, la moglie di Linus, andando a Riccione, che è di Riccione, era all'ascolto della radio, abbia chiamato Linus, gli abbia mandato un messaggio, lo sta dicendo, ma mi piace questo qui nuovo che hai preso. E lui credo abbia risposto, ma non ho preso nessuno di nuovo. E poi forse indagando è andato un po' più a fondo della cosa e mi ha chiesto di fare delle registrazioni, delle prove. Io non so se sia vera questa cosa, però vorrei che non nessuno me lo dica. Cioè mi piace pensare che sia così. Però in realtà succede spesso a DJ che qualcuno passi per i corridoi e venga preso, anche sì, Nicola. Tanti. In realtà, sì. ma anche altri arrivano come collaboratori a vario titolo e poi diventano pezzi, sì, della trasmissione. Sì, 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 è vero. Ma infatti io non ci credevo, ti devo dire la verità. Per un momento davvero sono stato a cavallo delle due cose. Cioè mi tenevo fortemente legato all'ufficio programmazione. Ho detto prima che poi di là sia soltanto un momento e poi ci rimarrei male, insomma. E poi dopo, vabbè, no, ho tagliato il cordone umbilicale con la programmazione, alla quale voglio comunque benissimo e so come funziona, insomma. Mi piace perché ho fatto anche altro, ecco, qui dentro, quindi capisco dei meccanismi che magari sono un po' più difficili da capire per chi non... Faccio una domanda, scusa, mi interessa davvero la questione programmazione, cioè sì. Immagino che qualcuno abbia più libertà e qualcuno meno, pure... Parli della musica, della nella scena della musica. Beh, cioè, sì. Fabio Volo, per esempio, ha una sua linea musicale molto autonoma. Sì, è vero. Altri sono più mainstream, immagino. Sì, 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 sì. Cioè, a un certo punto si perdono anche soldi se uno mette soltanto i Beatles o i Rolling Stones, immagino. Beh, si perde più che altro, questo non te lo so dire, si perde anche un po' l'identità radiofonica, nel senso, certo, è anche giusto si, che diventi ci sia. Capital o diventi la Rai. Esatto, poi diventi che se fai solo Fabio Volo, diciamo, la sua musica identifica molto il suo programma, però gli altri poi dopo, se no diventa una Babilonia, ecco, certo. Non so come dire, è troppo complicato. Sì, però ecco, c'è abbastanza libertà, c'è chi chiaramente ne ha di più, ma anche per tipologia di programma è giusto che ne abbia di più. Ma scusa, quando tu vai in onda sai già cosa metti? Sì. E decidi tu o decidi la programmazione? No, decide la programmazione e poi parte a seconda delle necessità. A volte non chiedo nulla, a volte invece ho anch'io delle necessità, allora parte la grande contra... C'è il mercato della canzone, okay. Capito? Entri in programmazione, io, come appunto ti ho detto, ho un passaggio... Un filo rosso. Sì, 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 esatto. E posso andare, ho un po' più di potere d'acquisto, ecco, e allora chiedo e di solito, insomma, se c'è una buona motivazione, uno, okay, può fare più o meno quello che vuole, dai. Io ti collego sempre a Federico, Marisa e a qualcun altro, sì, di quella generazione, di quelle fasce orarie. Però in realtà poi, leggendo un po' di cose su di te, sì, hai lavorato con un mucchio di gente. Tantissimi. Anche che sono passati dalla radio. Molto interessante, tipo Victoria Cabello. Allora, Victoria Secret, sì, è il nome del programma. Sì. Insieme a Victoria, insieme a Vic, lo sapete fra l'altro che hanno scelto questa coppia solo perché ci chiamiamo lo Vic stesso Vic. Abbiamo litigato tanto io e Victoria, ma Victoria litiga credo con tutti. Seriamente litigato? Lei ha litigato con me, poi io non sono uno molto bellicoso, devo dirti no, la verità. Infatti. No, non lo sono, non lo sono. Assolutamente. No, facevamo una cosa per DJ TV. Sì, mi ricordo. Che si chiamava Via Massena, poi sì, è diventato anche sì, il programma proprio sì, con Fedemar. In quel format, diciamo, in quella sitcom, sì, televisiva,
Io ero sempre quello non bellicoso, solo che poi c'era un momento in cui entravo in un ascensore finto, che però rappresentava, e dove spaccavo tutto, che era un po', diciamo, la valvola di sfogo. Schifosi, che ho alzato il telefono, boia maledetto, con tutti i punti della patente. Beh, capito, per quelli che non sono molto bellicosi, per cui tornando alla Cabello, lei ha litigato con me, poi abbiamo fatto pace a distanza di tanti anni. Ed è stata una delle tante con le quali ho lavorato. Ho iniziato... Abbiamo citato la Pina perché c'era quella rubrica legata a Grande Fratello. Poi, diciamo, il primo vero programma, a parte una sorta di riascolto del meglio della settimana, era una cosa registrata il weekend, era con Guido Bagatta. Che cosa è successo nella classifica americana? Non moltissimo, ci sono però parecchi gialli. Che è un personaggio interessantissimo che mi chiedo come sia... andare in vacanza con lui o interagire per io non andrei mai in vacanza con Guido Bagatta, ti dico la verità, gli voglio un gran bene a Guidone, ma in vacanza però è un po' no. Diverso rispetto agli altri DJ della radio, sì, insomma, molto sì, diverso, sì, 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 molto diverso. All'epoca faceva un programma che si chiamava GB Show, diciamo, strizzava l'occhio ovviamente all'America, tutto quello che arrivava da lì, era nel calderone, ci cascava dentro un po' tutto, quindi io ero, appunto, ti ho detto, appassionato di cinema, e finché si parlava di cinema americano tenevo botta. Poi quando invece andava, che ne so, sul pallacanestro, sul football, sul baseball, una noia mortale per quel che mi riguarda. Però poi dopo lui riusciva anche un po' a raccontartela con aneddoti, sai, personaggi, giocatori, anche un po' di gossip che ruota intorno ai personaggi americani, che comunque così rende la cosa un po' più digeribile, no? Anche qui da noi. E poi mi ricordo una cosa sui criminali, i piccoli criminali, certo. con Andrea Prevignano. Con Prevignano, sì. Perché il piccolo criminale, come da dicitura, è devoto al crimine, ma un perfetto imbecille. È un cretino, per cui lui ci prova, a volte parte anche con lo spirito giusto. Quella lì è una rubrica che... Una cosa strana che mi ricordo qua, metà anni 10, una decina d'anni fa forse. Beh, allora, noi quella rubrica lì è nata perché abbiamo fatto io e lui una sostituzione a Pinocchio, che fu ribattezzato per l'occasione Ginocchio, perché eravamo tutte e due, diciamo, non proprio dotati di folta capigliatura, e abbiamo trovato per caso un giorno un paio di notizie, forse addirittura tre, con lo stesso comune denominatore: essere un delinquente idiota. Questo è il concetto, sai, quelli che ne so, che entrano in casa per rubare, poi dopo, sorpresi dalla polizia, fingono di essere proprietari, si mettono a letto e dicono che c'è, cioè che fingono di svegliarsi in quel momento, però sono col passamontagna, capisci che non torna. E quindi tutta questa dinamica l'abbiamo raccontata per credo una settimana, tutti i giorni, andando a pescare anche con vecchie notizie, perché i piccoli criminali esistono da sempre, la loro mamma è incinta periodicamente, e che è piaciuta moltissimo, quindi sì, ogni tanto tornava, perché ci faceva molto ridere che ci fossero dei cretini. Il mio preferito era uno che si era travestito, colto, diciamo, di sorpresa dalla polizia, aveva preso una specie di tovagliolino, se l'era messo sulla schiena e chinandosi fingeva di essere un tavolino nella sua testa, lì un arredo del capito, della camera. Senti, torniamo a quello calmo che esplode a un certo punto. Sì. E ti devo fare la domanda che mi ha chiesto di fare un mio amico che ti ascolta da molti anni. Okay. E mi chiedeva se... Come si chiama il tuo amico? Paolo. Paolo, ciao. Non Paolo. Posso dire il cognome, però, no, beh, però ci riconosce. Bene, Paolo, certo. Se c'è un lato oscuro al di sotto, cioè una persona come te che fa paracadutismo, poi ci torniamo sopra, si butta col paracadute, che va a Monza all'autodromo e poi e posta video gasatissimi su questo motociclismo, eccetera, sì, certo. Che si sta apparecchiando per fare delle scalate. Bravo, caspita, sei super tutto. Cioè c'è una specie di oscuro istinto di rischio, quasi di morte, sì. Sotto la superficie di una certa calma e di una certa affidabilità. E quello lì è il mio ascensore di prima, cioè io ho bisogno, credo, fisicamente, mentalmente, no, di sfogarmi. Invece di venire qui e fare fuori tutti, tu... Esatto, un giorno potrebbe succedere, certo, uno dice, ma era così un bravo ragazzo, ho fatto una strage. No, però sì, mi piace, non so come mai, ti dico, mi piace tanto, e se mi conosci, adesso noi ci siamo conosciuti in questa occasione, però non credo di dare l'idea di essere uno che arrampica, capito, sulle pareti o fa le capriole senza senso. No, sono molto, credo, molto equilibrato nel quotidiano, però poi cioè se c'è un lato oscuro è quello lì, è quello del saltare da un aereo, hai capito, di arrivare a metà strada, aprire la porta e saltar giù. Questa da un aereo funzionante, peraltro, perché lì il meccanismo... Sì, com'è nata questa cosa? Perché mi ricordo di aver visto questo programma che si chiama... Giù in 60 secondi. Sì, che era su Italia, che ancora adesso forse va in... Beh, è andato lo scorso anno, l'ultima edizione, sì. Facciamo 60 secondi di caduta libera!
giù in 60 secondi. Non credevo ai miei occhi, perché appunto non capivo come la tua personalità potesse stare insieme a quella cosa. E quella cosa mi sembra assolutamente folle, in effetti. Mai poi mai mi butterei da un aereo. Peccato. Quindi, no, guarda, non ci provare proprio, no, grazie. Grazie. Thanks, but no thanks. Okay. Com'è nata questa passione? Eh sì, è nata perché avevo visto un film tantissimi anni fa che era Point Break. Mm-hmm. Te lo ricorderai, sì, forse, sì, della Bigelow. Sì, sì. Lì in realtà si raccontava di un gruppo di surfisti. Surfisti delinquenti. Delinquenti, sì, si pagavano, rapinavano le banche per pagarsi un'eterna estate con le maschere dei presidenti degli Stati Uniti. Però poi a un certo momento avevano un infiltrato, Keanu Reeves, poliziotto, che cerca in qualche modo di stanarli. E a un certo punto Patrick Swayze, che è il body, questo guru del surf, sveglia Keanu Reeves nel pieno della notte e dice: vieni, andiamo a fare una cosa pazzesca. Lui dice: surfiamo un'onda particolare, no, molto meglio. E lo porta su un aereo, fanno un salto. È una roba spettacolare, il più grande spot che si potesse mai ideare e pensare per questo sport, che è decisamente di nicchia. Ci sono mille errori in quel salto lì. Uno, che se salti da solo per la prima volta senza un aiuto è improbabile che tu possa raccontarlo poi. Però si parlavano in aria, non è possibile parlarsi, ma va bene, è il cinema, no? C'è la finzione. Ma soprattutto c'era, ecco, l'unica cosa verissima che c'era in quella scena lì e passava proprio l'emozione che si prova, che è un'emozione in realtà indescrivibile. Ognuno la vive un po' a suo modo. Io l'ho vissuta la prima volta come una cosa incredibile. Ho detto: faccio il tandem, sai, no, che puoi saltare insieme ad un altro, sì, un istruttore, giusto perché faccia lui la parte quella un po' sporca. E a metà di quel salto lì ho detto: appena atterro io mi iscrivo per fare il corso. Era un trailer appunto del mio film in quel caso lì. E quanti salti hai fatto? Quanti lanci hai fatto fin qui? Sono sopra i 1000, insomma, sarò. Davvero? Circa 1000. Sì, sì, sì. Ma ha un costo questa cosa? Ha un costo, ma non penso però sia il caso di parlarne, no, proprio però, adesso. No, però si può investire tempo e denaro per una cosa che ti piace. Sì, si può fare, ha decisamente un costo, uno sport. Che non ti annoia a un certo punto, dopo 100 ne vuoi fare ancora? Hai ragione, è una bellissima domanda, perché quasi tutti pensano che sia esclusivamente l'adrenalina della sensazione giù del cadere, esatto. No, in realtà la caduta dopo un po' tu impari a gestirla, rimarrà, la forza di gravità c'è. E noi continuiamo a precipitare perché non c'è verso di tornare su. Eppure quella caduta lì, con un appoggio dell'aria, una cosa un po' tecnica, però la puoi gestire esattamente come, che ne so, con gli sci passi dall'andare a spazzaneve a stringere gli sci e iniziare a fare delle curve un po' più strette. Poi da lì a essere un grande campione, cioè, la strada è lunga, anche perché ogni volta ti alleni per un minuto di caduta libera. Certo. Quindi tu immaginati un qualunque sport dove nel tennis fai un minuto di palleggio e poi fermo, fino a domani basta. E questo mi turba un po', perché mezza giornata se ne va per andare sul posto. È bravo. E poi tutto per un minuto. E ora la risposta alla grande domanda: perché? Varrà la pena se quel minuto lì ti fa spostare di un'intera giornata, magari, che ne so, per centinaia di chilometri? Il parallelo col sesso e con l'orgasmo mi sembra che venga fuori. Sì, infatti i paracadutisti dicono è la seconda cosa più bella. Beh, del sì, mondo. Certo, sì. Più sì, costoso forse, però va bene. Non sempre. Scusami, dovevo tornare su Monza. Certo. Perché non è banale rimanere a Monza quando uno fa l'artista, il DJ, eccetera, eccetera. Però evidentemente questa città, sì, che attira anche Silvio Berlusconi come gestore, come padrone della squadra di calcio. Ah, beh, certo, ha delle, sì, cose talmente belle che uno ci rimane. Ma senti, guarda, guarda, è una questione d'affetto, non so risponderti. Tempo fa una prozia abitava proprio qui vicinissimo alla radio, purtroppo è morta e mi aveva lasciato anche la casa, quindi c'è stato un momento che dico: ma posso andare quasi a piedi? Che ti devo dire? No, ho scelto di rimanere strano. Ogni tanto mi sono anche un po' pentito, ma non per Monza in sé, quanto per lo sbattimento del muoversi, fare. Adesso, per quelli che ascoltano, chiaramente che non sono della zona, però c'è proprio. È un tratto rognoso, diciamo, quello che collega Monza in con Milano. A seconda delle volte, macchina, treno, però moto. Però ci vuole tanto tempo. Se c'è molto traffico in tangenziale è un inferno. Ho provato anche a non arrivare proprio. Per cui sì, però boh, non lo so, la dimensione monzese, sai, no, non so, un po' però provinciale, capisco. Sì, non, sì, riesco, capisco. Non riesco a spiegartelo, ti devo, okay, dire la verità, è proprio una questione d'affetto, ecco, alla fine non la vivo neanche così tanto, la mia città, cioè la vedo pochissimo, è un dormitorio quasi per me, però mi rassicura tornare a casa mia, cioè tornare a Monza, poi casa mia nello specifico è lì, quindi sì.
Senti, com'è la vita di una radio? Cioè, tutti amici, 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 amici? No, immagino che non sia possibile, come in qualsiasi azienda, ci sono i più amici e meno amici. Certo che quelli sì. Quelli che eviti, eccetera. Però com'è dopo 20 anni questo tipo di vita? No, beh, è molto bella. Io devo dire la verità, vado più o meno d'accordo con tutti. Però c'è da dire che ci sono chiaramente degli orari, no? Tu non stai qua tutto il giorno, è un lavoro, parlo per uno speaker radiofonico. Diciamo che concentra la sua permanenza all'interno della radio intorno all'ora, alle 2 ore di diretta, un po' prima, magari qualcosa dopo, c'è chi proprio nello stretto necessario. Io l'ho sempre vissuta un po' di più, un po' perché appunto mi piace proprio viverla la radio e mi piace, se devo preparare il programma, comunque farlo qui, non prepararmi tanto a casa, proprio venire per vivere anche il quotidiano della radio. Però va da sé che i ragazzi della notte o quelli che trasmettono la mattina, essendo io nel tardo pomeriggio, non li vedo praticamente mai, quindi ho un ottimo rapporto, ma non è costante. Ma non fate le cene di Natale? No, questo insieme. È un peccato, bravo, una volta c'era la cena, c'era la controcena, quella non ufficiale, tendenzialmente più divertente perché appunto unofficial. Però no, non le stiamo facendo più, purtroppo ci sono le feste, dai. Sì, ci saranno adesso. Ci saranno, torneranno le feste. Ma tu fai anche cose tipo discoteche come alcuni fanno? No, non le fai. Quelle cose lì? No. Io proprio perché credo di rientrare in quel ruolo, insomma, un po' meno, per dire, le due colonne storiche di Radio DJ, un po' più Linus e un po' meno Albertino, ecco. Di solito vengo chiamato e coinvolto quando c'è da moderare, da chiacchierare, da mettere insieme i pezzi. Di solito faccio il tuo lavoro, nel senso faccio io le domande, ascolto, certo, le risposte, sì, e metto insieme appunto e ricollego tutti i fili. Di solito faccio quello. In discoteca no, quando ero più pischello nelle radio locali l'ho fatto, ma un po' mi vergognavo, mi sembrava un po'... cozzava con il mio modo di fare, capito? Gridare slogan in discoteca, sì, non sì, era una immaginare. Cosa che... E invece con Federico e con Marisa mi sembra che funzionate molto bene, con Marisa adesso soprattutto. Sì, eravamo molto eterogenei, devo dirti la verità, eppure qualcosa di omogeneo veniva fuori, sì. No? Era curioso, perché poi ognuno aveva le sue caratteristiche, conoscendole molto bene, ognuno conosceva molto bene quelle degli altri, il gioco era anche un po' quello di prendersi in giro, no? Quindi enfatizzarle, poi per distruggerle anche, ma bonariamente. Ineddoti, sì, esatto. Sì, allora. Ti sono mancati. Li ha fatti egregiamente anche il Vic, sì, te lo dico per un'esigenza di sincerità che mi pervade prendendo sempre, ma prendendo sempre dalla stessa mia fonte? No, ovvio. Bene, quindi magari sto per dire delle cose che tu hai detto ieri. Ma non importa, sono dei rafforzativi tuoi nel caso. Chissà, oggi è tanto, dai. Ma sì. E quindi sì, quindi Marisa c'era a prendere in giro perché è cattivissima, ok? Fede che è appassionatissimo, che ne so, di calcio, allora c'era sempre da chiedergli lo sfottò in quello. Loro che prendevano in giro me perché ero quello moderato che doveva tenere a posto e insieme tutto il gruppo che altrimenti si sarebbe sfasciato. Funzionava un po' così, sì, funziona. Mi dice una cosa così. Sugli orari, cioè... tu hai cambiato spesso orario di... non sei come Linus che ha una fascia sempre da 30 anni, sempre quella. E dov'è che ti trovi meglio e che differenza c'è? E chi è che decide queste cose? E tu non ti sta... Sempre Linus. Sempre Linus, naturalmente. Allora, dove mi trovo meglio? Ti devo dire, mi trovo meglio in un orario che faccio poco, che è quello della mattina. Fai solo il sabato con la Lizzetto. Con la Luciana, esatto, bravissimo. Quindi diciamo nella quotidianità anche mi piacerebbe essere la mattina, perché credo che storicamente, non lo so, la radio abbia un fascino particolare la mattina. Poi invecchiando, secondo me, uno vuol fare la mattina. Dici, eh? Forse sì. Mi spiace dirlo. Perché ti svegli prima, poi... No, perché sai, un pubblico un po' più maturo, forse. In quel senso lì, no, pensavo mi stessi prendendo in giro. Anche no, ti svegli prima perché alle 7 sei fuori dal letto. Ma io alle 7 della sera vorrei aver già mangiato, essere quasi no? A letto. No, io sono già a letto alle 8. ok, quindi mi ascolti dal lettino. Sì, vieni. E no, mi piacerebbe di più la mattina per questo motivo. Non lo so, mi piace. No, in realtà c'è anche più energia. Cioè, il drive time radiofonico, per intenderci, quello famoso del quale si parla sempre, no? Quindi la mattina quando si va al
lavoro o si andava comunque, e il pomeriggio, il tardo pomeriggio quando si torna, se la giocano, no, allo stesso modo. Ok, lo stesso più o meno. È lo stesso, però diciamo la, siccome questa radio interagisce tantissimo con gli ascoltatori, la risposta degli ascoltatori la mattina, che sono lucidi, svegli, carichi, esatto, è sicuramente, senza nulla togliere a quelli della sera che per fortuna rispondono, però mi sembra un'energia, evidentemente è proprio una questione fisica, esatto, no, di calorie non ancora bruciate, che esplode, ecco. E quindi a me piacerebbe di più la mattina. Poi Linus ha deciso il tardo pomeriggio. Però Linus a un certo punto andrà in pensione. Ma infatti, c'è, guarda, c'è una specie di... C'è una gara a chi recupera quel posto. Beh, certo, sì. Lì allora si sentirà così un bravo ragazzo. Perché lì tirano fuori le armi. Quelle pesanti. Radio DJ. Senti, c'è qualcosa che ti piace in giro? Nelle radio, in TV, nel mondo dello spettacolo a cui appartieni, insomma, c'è qualcuno che dice che segui sempre o che ti interessa sempre quando fa qualcosa? Vedi un programma televisivo e dici voglio vederlo tutto perché mi piace, o ascolti in radio una voce e dici voglio sentirla perché... Cavolo, è una bellissima domanda. Non allora... dirmi Fiorello anche tu come tutti perché no, pensa, volevo dirti Fiorello, non lo dirò. No. Anche all'estero, non so se senti cose straniere. Sì, allora, è vero, sì, è bravo, grazie che mi hai dato questo gancio. Allora, no, per quanto riguarda la radio italiana, devo dirti la verità, io ascolto quasi esclusivamente Radio DJ. Ogni tanto, o perché sono in giro e non si sente, oppure banalmente è cambiata la frequenza e allora ascolto, ma spiace. La Rai mai? Poco. Adesso ho una macchina che ha il la radio digitale e ascolto tanto BBC. Uh-huh. Mi piace più tecnicamente che non... Perché alla fine anche lì non parlano tantissimo, non è una dimensione alla radio DJ. Quindi lì l'ascolto più per motivi tecnici e forse sono anche un po' noiosi. Però mi piace come legano i dischi, come entrano le basi. È proprio, come ti posso dire... pornografia radiofonica, uh-huh, ecco, in questo senso, quindi quello lo ascolto. La televisione, credo come tutti, ho un po' abbandonato quella generalista, e un po' mi spiace anche, cioè vedo proprio questo gigantesco pachiderma che si trascina morente, capito, e non ce la fa. Non riscattabile, direi. Vedo grandi difficoltà in questo senso, perché la fruizione cambia, più che altro non tanto sulla mia persona, la nostra generazione, immagino che non sia più riscattabile perché chi verrà dopo di noi... I miei studenti non la guardano proprio. Immaginavo, cioè è tutto più veloce, più... Però faccio anche fatica dall'altra parte. Proprio ieri sera ho detto, adesso faccio il ragazzo, guardo YouTube in televisione, televisione smart, guardo YouTube. Sì, non è naturale. Però non ce la faccio neanche lì, cioè salto da una cosa all'altra, poi ovviamente lì l'algoritmo, come si chiama, l'algoritmo trova ti conosce, il Black Mirror di YouTube ti conosce e mi propone cose, sì, ho capito, però... tutta roba da 4 minuti che però più o meno ho già visto, non c'è un... non lo so, forse la nostra generazione non è ancora proprio settata per farsi una grande serata di YouTube di 5.000 video da 2 minuti in fila uno all'altro. No, credo che nessuno lo faccia, nemmeno i più giovani, direi. Spero di no, ecco. Hai idee per programmi? Hai qualche idea che vorresti realizzare in radio? Ti facessero fare... una cosa in particolare saresti molto contento? Tipo, sì. non una trasmissione sul paracautismo per... No, guarda, io ne parlo volentieri quando mi spesso. Probabilmente sì, però posso dirti, siccome è una cosa molto strana, suona anche molto più rumorosa. Sì, è vero, si vede di più. Si vede di più. È come fosse fucsia. Bravissimo, è come se venissi con un tutù fucsia. Bravissimo. Allora mi si nota di più, chiaramente. Per la radio sì, ho un'idea, ma non te la dirò mai. Vabbè, anch'io ne ho una. Un'idea per la mattina e il futuro. Per il momento, che è quello che diceva Elio quando diceva che... Mi ricordo quando facevi il supplente di Linus. Diceva... Quella è stata un'avventura molto eccezionale. Molto divertente quello. Sì. Nella sala controllo, gli scienziati della NASA osservavano stupefatti le foto inviate dal Discovery. Sulla superficie del pianeta c'era un Mars. Perché questo cosa insegna? L'umiltà all'uomo e allo scienziato, perché tu pensi di arrivare a trovare i cristalli di silicio, qualche forma di vita strana, l'acqua, invece un Mars. Quello è stato molto bello. Guarda, scusa, ci tengo a dirlo, come ci tengo anche a, insomma, sottolineare l'esperienza faticosa per alcuni versi, ma molto bella, con Luciana.
Cordialmente è un'istituzione, è un po' come appunto tutti dicono Fiorello, no? In radio a DJ tutti dicono cordialmente. Che tu hai fatto a pezzi in realtà quando ti alternavi con Linus, quando Linus non poteva. Esattamente, certo. Bravo. Cordialmente era, a differenza di adesso, in onda settimanale. Lunedì. Sì, lunedì sera, bravo. E quindi ogni tanto lunedì sera Linus, anche lui probabilmente un po' invecchiando, aveva voglia di stare a casa. Anche perché poi la mattina dopo aveva il programma e io andavo volentieri ed era si respirava l'atmosfera del supplente, non so come dire, capito? Cioè loro, gli alunni, arriva supplente, si fa facciamo molto il cazzo più baldoria. Esattamente, sì. Fondamentalmente venivo travolto, certo. Tentavo disperatamente, ma a quel punto ho mollato gli ormeggi, cioè il meccanismo era quello. Però lì nasce il mito di te che farai le scarpe a Linus in un prossimo futuro, che però non è mai arrivato. Mai arriverà. Loro fecero una canzone che doveva essere in qualche modo un messaggio, no? Comprerò un'azione, è vero, sì. Ma quella 100.000 della nonna poi è diventata un euro, 100 euro, e l'azione nessuno mai l'ha comprata. Ho scelto il nemico sbagliato. Evidentemente sì. Faccio l'ultima domanda che faccio poi a tutti. È andata molto bene così, ma se non andava così, cosa avresti voluto fare, potuto fare, dove ti vedresti adesso se non alla radio? Caspita, allora, a me è sempre piaciuto, però è un po' figlia della radio, la comunicazione pubblicitaria. Quindi in qualche modo c'è stato anche un momento in cui lavoravo nel negozio di mia mamma che vendeva scarpe da donna, borse a Monza, a Monza, cioè dove volevi il centro del mondo. È l'ombelico, cioè. E però in quel momento lì non ero molto soddisfatto, cioè io volevo e voglio ancora molto bene a mia mamma, ma detestavo le clienti. Poi mi passava proprio un cartello scritto: signora, queste scarpe le stanno di merda, si può dire, malissimo. E quindi ho detto mi piaceva molto, mi attirava. Io ancora adesso guardo che ne so, tipo gli spot di tutto il mondo, perché mi piace quando inventano qualcosa di eclatante nella comunicazione pubblicitaria. Quindi abbiamo un copy di meno e una voce radiofonica di più, siamo molto contenti. Sì, forse alla fine ci abbiamo guadagnato tutti, win-win situation. Esatto. Grazie infinite. Ma grazie a te, è stato un super piacere. Grazie. Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti, è un podcast scritto da me, che sono Claudio Giunta, in redazione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.